Allora, come andata? Direi bene, bene, molta soddisfazione perché c'è stata questa presentazione del piano di azione proposto dalla Commissione, ci sono state discussioni convergenti da parte di tutti i partecipanti nel senso dell'apprezzamento delle linee fondamentali, un piano che ripercorre quello che l'Italia aveva sempre detto, cioè un'azione forte dell'Europa per migliorare il rapporto e il sostegno ai paesi di origine e di transito dei flussi migratori, quindi la cosiddetta dimensione esterna, sia in termini di sviluppare azioni di contenimento delle partenze, sia di migliorare i meccanismi di rimpatrio. È stato tutto molto apprezzato abbastanza da tutti, quindi ci siamo trovati abbastanza convergenti nell'apprezzamento. C'è stato anche un discorso di condividere al più presto delle meccanismi di coordinamento maggiore anche dei meccanismi SAR che avvengono nel Mediterraneo, non solo nel Mediterraneo. La discussione è stata soprattutto, perché era nei titoli di convocazione della riunione, incentrata sulla rotta del Mediterraneo centrale, ma chiaramente siccome sono metodologie e azioni che sono condivisibili proprio in una logica di dimensione esterna su tutte le rotte che riguardano le frontiere esterne dell'Europa, quindi si è fatta una discussione globale, devo dire sono molto soddisfatto di questo e poi ci rivedremo l'8 dicembre. Normalissimi e buonissimi, quindi qualcosa cambierà concretamente, cioè la prossima nave ONG che arriva. Ma guardi, qui non si è trattato di casi singoli né di gestione operativi, qui sono luoghi dove si stabiliscono metodologie, regole, prospettive del futuro, quindi non